Iniziamo con una battuta che ci fa sorridere. Di solito quando si contrae matrimonio, poi il vostro augurio è quello di non vedere mai più la coppia degli sposi. Sì. E in genere quando li vediamo, perché chiedono la nullità del loro matrimonio, facciamo di tutto per aiutarli a riconciliarsi dove è possibile e quando è possibile. Se non è possibile, allora li aiutiamo a capire se effettivamente ci sono i presupposti per avviare la procedura di nullità del matrimonio. Significa capire se il matrimonio che hanno celebrato è valido o non è valido dal punto di vista sacramentale. E quindi ci sono dei capi di nullità. Per esempio, chi ha escluso l'indissolubilità del vincolo: io mi sposo, però se poi non andiamo d'accordo, ci separiamo, ci divorziamo. Questo rende il matrimonio, inficia alla radice il matrimonio e lo rende nullo. La stessa cosa chi si sposa senza il progetto della procreazione: ci sposiamo però basta un cane e un gatto, e questo non va bene, perché il matrimonio è anche orientato e finalizzato alla procreazione, a formare una famiglia. Devo dire che sono in aumento, ahimè, i casi, i capi di nullità per problemi psicologici e psichiatrici, nel senso che tanti giovani oggi sono immaturi per affrontare la responsabilità del matrimonio. Si sposano a volte per consuetudine, per fare contenti i genitori, per fare la festa, ma c'è forse molta immaturità, molta fragilità. E poi anche problemi di natura a volte psichiatrica, anche dipendenze, tossicodipendenze, dipendenze da gioco. Tutto questo può inficiare alla radice anche il consenso matrimoniale. Quindi noi cerchiamo nel tribunale ecclesiastico di capire se il matrimonio che è stato celebrato alla radice è proprio fasullo, ecco, nullo.